Eccoci qua, Bene. siamo ritornati. Ti stavo raccontando anche un po' come si articolano questi viaggi. Vediamo di come voi ormai avete terminato, quindi le ultime immagini prima di Sì, risalire in stiamo superficie, andando no? praticamente verso il punto di raccolta adesso, dove, perché ci si allontana dalla parete per consentire alla barca di recuperarsi più facilmente, perché se si emerge vicino alla parete ci può essere vento, ci possono essere onde e la barca magari finisce addosso alle Voi rocce. però avete sempre la guida con voi, per cui è la Sì, guida sì, che sì, vi sì. porta. Ecco qua, qui vediamo che butta fuori il palloncino di Che è il segnalazione, segnale che è il per... segnale che noi abbiamo finito l'immersione. Qui adesso ci si raggruppa sempre di più per arrivare, poi arriva la barca sopra esattamente al palloncino e si va fuori. Ecco, questo è il fine immersione. Chiaramente abbiamo sempre i 3 minuti di sicurezza di decompressione per eliminare il più possibile le bolle d'aria che abbiamo, l'azoto. E poi si esce. Ripeto, tutte le immersioni oramai tenendo la profondità di 30 metri, facendo la picchiata subito a 30 metri e poi venendo su lentamente, si arriva sempre alla fine immersione che non c'è bisogno di una tappa di decompressione, c'è solo la tappa di decompressione di sicurezza. Ecco, qui stiamo facendo l'ultimo ritorno, stiamo andando verso il diving, che era il Fish and Fin. E stiamo andando. Quindi eravate usciti dalla zona dell'arcipelago, quindi non sì, eravate in mezzo. È sempre verso la fine dell'arcipelago, dove c'è praticamente proprio l'oceano aperto. Però ci sono correnti? Molto, molto correnti, molte correnti in mezzo alle isole, senz'altro sì, perché si incanala l'acqua e nel punto più stretto chiaramente è il punto che fa maggior corrente. Però qui non facciamo immersione, qui non facevamo immersione, qui era solo proprio di trasferimento per arrivare o dal diving, in questo caso stiamo tornando al diving, oppure per andare verso i punti di immersione. Ecco, qui vediamo la luna. Infatti, come si articolano un po' le giornate in luoghi come questi, che come ci stavi raccontando sono che vediamo un po' di traffico, sì. Ma dove? Sempre lì? No, beh, questo è ripartito all'inizio. Ah, dall'inizio, sì, quindi intanto vediamo appunto queste immagini che sono sempre belle. Ma come si articola la giornata in luoghi come questi che sono proprio deputati alle immersioni? La prima immersione è sempre la più bella, ma è la più faticosa, perché si è assonnati, andare in acqua, vestirsi, la muta è sempre bagnata, perché si sono bagnate il giorno prima. Alle 8 della mattina si fa la prima immersione, 8:30. A bagnata il giorno prima perché? Abbiamo fatto le immersioni il giorno prima, non è che riesce ad asciugarsi. Ah, okay, quindi si metti la muta la mattina magari. Ma che ora vi alzate? Sulle 7. 7, colazione quindi. E poi si parte, insomma, si fa fuori. Quindi si parte presto in genere. Presto, sì, immersione. Generalmente sì. Alle 11 si fa la seconda immersione. Quindi intanto voi fate la prima immersione, ritornate, ritorniamo. Ma non andate a terra? No, rimaniamo in barca, la barca si trasferisce nel punto dove si fa la seconda immersione. Perché generalmente non si fanno mai due immersioni nello stesso punto, si vanno a vedere due cose diverse. Quindi si trasferisce nel secondo punto di immersione, si lascia passare un'ora, un'ora e mezza, si inizia a preparare circa 2 ore, quindi si esce alle 10, no, alle 9:30, mettiamo che si esce dall'immersione, alle 11, un'ora e mezza, 2 ore, si fa l'altra immersione. Fatta l'immersione si va a riva e si fa la pausa pranzo, si riposa, si rilassa un poco, sempre che le attrezzature vadano bene, perché le attrezzature erogatore, gav, tutto a posto. I problemi possono essere eventualmente di ingressi acqua nelle attrezzature fotografiche, ecco. Ah, ci possono essere queste... Purtroppo. E che è successo? Direi che in ogni viaggio c'è sempre qualche allagamento, perché sono tanto delicate, sono cose veramente... Ma è mai possibile, visto che sono attrezzature altissimo livello, che ma dovrebbero... Per dare un'idea, l'O-ring che fa la tenuta massima perché non entri acqua, basta solo che vada un capello, un pelo attraverso lo ring e quello fa già una via d'acqua, perché con la pressione mi entra dentro l'acqua, quindi e dopo chiaramente non ho un grande ingresso d'acqua, però è tutto elettronico dentro, per cui veramente ci si può trovare che non si riesce a... E quindi caso lì bisogna intanto sciacquare subito con acqua dolce, togliere le batterie per non creare corti e sciacquare con acqua dolce, poi abbiamo sempre lì i disossidanti dietro, spazzolini, spazzolare tutto. Un'attrezzatura mostruosa. E poi, fatto questo, asciugare bene, vedere che non ci sia un danno, che non ci sia stato un cortocircuito, e nel caso c'è un cortocircuito, a quel punto lì è andata lì e non si riprende più. È successo in qualche viaggio? Sì, è successo, sì. A me è successo, io vado via ad esempio con 2 telecamere, mi è successo più di una volta che il guasto alla telecamera, ma una moria naturale non dovuta a ingressi d'acqua, improvvisamente non funzionava più.
più per dire il mirino, non riuscivo più a vedere quello che riprendevo. E quelle lì sono cose, avendo la seconda telecamera, lo scafandro è perfettamente intercambiabile perché sono uguali le telecamere, quindi ne metto dentro una o l'altra, sono a posto. Quindi, no, perché poi immagino come per la macchina fotografica, no? Per chi viaggia, la telecamera, chi è abituato, cioè non averla è come avere che ti manca una parte del viaggio, manca, cioè, esatto, la esatto, memoria storica esatto, del viaggio, una va in crisi totale. Sì, cioè, sì. Beh, c'è stato quando abbiamo fatto gli squali balena, Francesco ha avuto il colmo proprio della sfortuna massima perché ha allagato due macchine fotografiche subacquee. Proprio lì è stata. Proprio gli squali balena, tra l'altro. Con gli squali balena. Che è uno delle veramente. Ambizioni più grandi, sì, mamma mia. Sì. No, adesso stiamo guardando un po' di organizzarci per i prossimi viaggi. È chiaro che, ad esempio, qui abbiamo rifatto un viaggio come ho fatto 10 anni fa. Ho visto veramente un grande cambiamento. Esatto, che cosa c'è? Qui il grande cambiamento è il turismo subacqueo che arriva in massa. Per cui anche direi che ho visto molto di più 10 anni fa, pur avendo visto tantissimo qui, ho visto di più 10 anni fa di adesso. Perché? Perché i subacquei alla fin fine fanno allontanare i pesci, cioè certi pesci timorosi si allontanano. Che cosa mancava? Mancavano i grandi branchi, ad esempio non ho visto i grandi branchi di barracuda, i grandi branchi di carangidi, ecco quelli mancavano. Quelli mancavano. Per presenza di sub oppure sì, di per subacquei. Altre ragioni? No, per presenza proprio di sub, no. Senz'altro perché bisogna sempre vedere magari quello che si è intrufolato nel branco, che li ha toccati e questi sono spaventati e sono allontanati. Cioè c'è sempre una spiegazione, non ci sono i pescherecci per cui non è che vengano pescati, qui è solo il subacqueo che quando fastidio. C'è un'affluenza del genere, il fatto che adesso ad esempio l'Egitto sia in crisi completamente, che sta mancando il turismo, c'è una nota positiva che si sta ripopolando il Mar Rosso, perché in Egitto, veramente Hurghada, Sharm el Sheikh, parliamo che c'era un afflusso di subacquei terribile, ma veramente, cioè il fatto che quando va sotto un subacqueo, non voglio, ecco qui mi voglio prendere anche le colpe, voglio essere chiaro, con la telecamera inevitabilmente qualche ramo di corallo ci vado addosso e purtroppo me ne rendo conto, mi dispiace, cerco di stare attentissimo a non fare danni, però con le attrezzature fotografiche nel momento che tu stai facendo una ripresa, una fotografia, puoi urtare perché cerchi di star fermo e ti lasci quasi spostare dalla corrente, puoi urtare il corallo e lo puoi rompere, questo può succedere, ma però un conto è se succede a un subacqueo e ci sono 10 subacquei presenti, un altro conto è se ci sono 200 subacquei presenti che creano 200 danni, ecco questo è il punto, per cui il Mar Rosso in questo caso qui è stato molto rovinato e si sta veramente ricostruendo. Questo lo dicono chi c'è stato? Sì, chi è stato, degli amici, è una roba incredibile, sta tornando veramente il pesce in grande quantità e il fondale ci vuole un po' di anni, perché il corallo madreporico, ricordiamoci, è molto veloce nella crescita. È veloce. No, il corallo rosso è lentissimo. Il corallo rosso, un rametto di 2-3 cm può avere 30 anni. Ma è stato quello che era danneggiato, se non sbaglio, no? In Egitto? Abbiamo sempre madreporico. Il corallo, diciamo quello da gioielleria, è classico dell'isola d'Elba, della Sardegna, del canale di Sicilia, quindi lì proprio le pelli d'angelo, per dire il corallo proprio la pelle d'angelo che è più tenue, rosso più scuro e rosso più chiaro, e poi abbiamo il corallo molto simile al nostro che è quello giapponese, ma però il corallo più pregiato è il nostro qua del Mediterraneo, questo è un corallo più pregiato, sì. Incredibile, quindi fate la pausa pranzo, mangiate pesce? No, generalmente ci danno riso, oppure c'è un sandwich, si fa. Lì ci davano la vaschetta. La vaschetta, avevi il menù, il giorno prima ti danno il menù, tu scegli quello che vuoi mangiare, ma è uno snack praticamente per non andare a stare leggeri, esattamente. Ecco, una bibita e si faceva questo piccolo snack. Si stava a quest'ora frutta, sempre, quello lì, frutta in abbondanza, proprio la frutta tropicale. È un'altra cosa che mangiarla qua. È un'altra cosa, anche per quella qua. Qua parte che è cruda, che non è matura e arriva matura, lì invece la mangi matura, quindi è già tutta una cosa diversa. Ecco. E potete stare sulla spiaggia tranquilli? Sì, c'è questa spiaggia apposta proprio di pausa pranzo dove tutte le barche confluiscono. C'è un momento di tregua. Sì, un momento di tregua, ci sono i tavoli, ci sono anche i servizi per una tale
da non sporcare, quindi è molto protetta la natura. E siete abbastanza stanchi comunque o no? Eh beh, insomma sì. È pesante quindi. No, ma dalla seconda immersione ci si... non ancora. La terza, ecco, quando si va a casa, allora si mette a posto, si guarda l'attrezzatura, ci si riposa, la sera si va a cena e generalmente quando arriva alle 9, 9:30 siamo a letto. Siete già morti. Se magari... In questa occasione qua non avete fatto le notturne? No, in questa occasione qua no, non le abbiamo fatte. Le notturne sono sempre per me una cosa fantasmagorica, veramente belle, veramente, veramente belle. Cioè, le notturne io lo consiglio a tutti di farle, e proprio bisogna farle con l'anusalis, esattamente, quello sì, però veramente è una grande cosa, l'immersione notturna è una grande cosa. Se comunque c'è qualche subacqueo che è interessato a qualche paradiso, ottobre sto guardando le Forgotten, magari chiama in redazione. Ah, per unirsi alla... Si vuole unire. Le Forgotten, perfetto. Quindi questa le isole dimenticate. Se qualcuno fosse interessato a unirsi al gruppo che state costituendo. Esatto, insomma. Maurizio Chiavato, grazie mille, grazie a voi di averci seguito, ovviamente anche suggerimenti, idee, quant'altro, scriveteci, grazie ancora.